L'Istituto Professionale Edile di Bologna ha ospitato il seminario di CGIL Fillea Emilia Romagna sulla nuova legge urbanistica regionale, che prevede, attraverso una riduzione dell'impiego di suolo pubblico, un'ottimizzazione della sostenibilità ambientale. Cerchiamo di capire, assieme ai relatori del convegno, quali sono i punti di forza di questo nuovo piano urbanistico e quali le prospettive future. Abbiamo messo in relazione un nostro vecchio documento del 2012 con la nuova legge urbanistica regionale, una legge urbanistica che comunque ha visto un percorso partecipativo e approfondito e di approfondito confronto con le organizzazioni economico-sociali di questo territorio, e una legge urbanistica che punta, seppur con un periodo transitorio, ma comunque a un saldo zero rispetto a tutti i temi delle sostenibilità ambientali. Su questi temi siamo assolutamente allineati e credo che il risultato finale, un risultato che a noi costruttori ha chiesto tanti sacrifici, ma è un risultato che va leggermente migliorato, riteniamo, in sede di discussione legislativa, ma già oggi ci dà gli orizzonti per il prossimo futuro. La sfida più importante che si pone la Regione Emilia-Romagna è quella di passare da una retorica della rigenerazione urbana, di cui 30 anni sono passati in discorsi, convegni, senza vederla in realtà decollare, a provarla a fare diventare effettivamente il nuovo motore, lo scenario dello sviluppo dei nostri territori. Proprio per questo la Regione assume un principio fondamentale, molto forte, primo in Italia, che è quello di limitare il consumo di suolo a una quota minimale di quanto previsto nei piani regolatori esistenti. Vale a dire, si passeranno dalle 250 km quadrati previsti oggi negli strumenti urbanistici ad un massimo di 70 km quadrati da impiegare da qui al 2050. Questo perché? Perché si vuole soprattutto spingere i comuni, le province e la regione stessa ad occuparsi maggiormente della qualificazione delle nostre città. Cosa significa? Significa aprire un nuovo mercato alla riqualificazione anche edilizia, alle ristrutturazioni, costruendo però al contempo delle città più adeguate, più attrezzate, diremmo, come siamo abituati a dire, più di matrice europea. Cioè dotate di maggiori spazi e di maggiore qualità di spazi aperti, verdi e pubblici, di servizi, di attrezzature e di infrastruttura. Queste, secondo noi, sono le sfide non più dilazionabili nel tempo e che dobbiamo imbracciare rapidamente per pensare di costruire un futuro per i nostri territori. La riduzione del consumo di suolo, la fine di una stagione di costruzione, porta il settore a interrogarsi su quali imprese, quali strumenti, quali professionalità per un cambio tecnologico. Il futuro dell'edilizia anche in Emilia-Romagna sarà fatto più di rigenerazione, risparmio energetico, riqualificazione antisismica, salubrità, antirumore, cioè tutto ciò che già in Europa è il presente dell'edilizia moderna. Il tema principale è provare a produrre riassetto urbano e qualità nell'urbanistica, ridurre fino ad azzerare il consumo di suolo, perché noi riteniamo che una crescita sostenibile, una qualità nello sviluppo e una qualità nell'edilizia possano coesistere senza particolari difficoltà. Qualche parola chiave, diciamo, che possa essere una soluzione anche per rilanciare il settore dell'edilizia? Ma io partirei dalla messa in sicurezza e dalla riqualificazione urbana. Messa in sicurezza perché purtroppo gli eventi sismici del 2012 hanno ampiamente dimostrato che abbiamo bisogno di proteggere il nostro patrimonio, perché proteggere il nostro patrimonio significa proteggere i nostri cittadini. In secondo luogo significa cambiare i parametri attraverso i quali noi valutiamo anche la qualità del lavoro che si sviluppa e le professionalità che si generano sul territorio. La riqualificazione urbana inoltre serve anche a ricomporre nell'ambito dei confini urbani una diversa idea di socialità anche. Noi oggi abbiamo delle periferie che sono difficili da abitare per ragioni sociali, ma anche per ragioni architettoniche. Noi abbiamo bisogno di riorganizzare le nostre città, i nostri paesi, i nostri comuni, e per farlo abbiamo bisogno di imprese, lavoratori e edili che si sviluppino in termini qualitativi. Gli strumenti che ci sono vanno perfezionati e noi pensiamo che il punto derimente sia quello di permettere la bancabilità dei crediti individuali, cioè io non solo posso cedere il mio credito all'impresa, ma se ristrutturo, faccio risparmio energetico, faccio antisismico,
posso anche cederli direttamente alla banca, che in qualche modo mette l'impresa nelle condizioni di liquidità di anticipare le spese per quest'opera. Questo riguarda ovviamente quello che c'è. Poi mancano fondamentalmente due leve. Una leva è classica di politica industriale. Noi non possiamo ancora avere la neutralità sui materiali. Mi spiego. In Germania, in Olanda, in Inghilterra, un pezzo fondamentale della ripresa è stato fatto dalla scelta di incentivare alcuni materiali rispetto ad altri. Questo avrebbe ancora più senso in Italia, dove ovviamente per le condizioni idrogeografiche, per le condizioni idrogeologiche, per le condizioni sismiche, c'è un tema di vulnerabilità del costruito. E quindi incominciare a scegliere sui nuovi materiali, dai legni ingegnerizzati ai giunti metallici di nuova generazione, anche gli stessi cementi permeabili. Cioè noi abbiamo bisogno di una politica della domanda che premi gli investimenti in nuovi materiali e nuovi materiali da costruzione, perché questo non solo rende meno costoso l'intervento e quindi lo rende più attraente al singolo cittadino, al singolo proprietario, ma anche perché ovviamente darebbe un impulso all'innovazione e alla ricerca. La seconda leva fondamentale è quella della qualificazione d'impresa. Noi non possiamo dirci che agganceremo il futuro dell'edilizia, e quindi la rigenerazione, la riqualificazione, eccetera, 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 se non facciamo due operazioni, una sull'impresa e una sui lavoratori. Sui lavoratori, favorendo un cambio generazionale. Noi abbiamo oltre 23.000 operai edili sopra i 65 anni ancora in cantiere. Non solo bisogna mandarli in pensione, perché dopo 30-35 anni di cantiere c'è un tema anche di sicurezza, di vulnerabilità, eccetera. Quindi non solo perché sarebbe giusto, ed è giusto, ma anche per favorire un cambio generazionale. Cioè noi dobbiamo mandare in pensione 20-30.000 operai edili per poter far entrare altrettanti giovani tecnici che si sono formati e sono preparati per il montaggio a secco, per l'utilizzo dei nuovi materiali. Cioè se noi non facciamo camminare su una nuova generazione di tecnici, la nuova edilizia, ci facciamo solo convegni. Questo sul lato del lavoro. Poi c'è il tema del lato dell'impresa, la qualificazione d'impresa. Un pezzo fondamentale del nostro settore sta vedendo crescere il lavoro nero. Non sto parlando solo della finta partita IVA, che è una uscita dal contratto. Sto parlando, e tutti i dati ce lo dicono, Banca d'Italia, Ministero del Lavoro, Istat, di una crescita del lavoro nero. Che vuol dire? Che noi stiamo incentivando un pezzo del settore non a competere sulla qualità, ma a competere ancora sul massimo ribasso. Da qui ovviamente noi non possiamo pensare che un'impresa che ricorre al nero o al grigio abbia la cultura d'impresa, gli strumenti, l'accesso ai finanziamenti tali da poter fare il salto tecnologico. Questa legge nasce con il contributo di tutte le organizzazioni del lavoro, del mondo della cooperazione, dei professionisti e delle imprese, ed ha l'obiettivo di chiudere un'epoca, e cioè l'epoca del consumo di suolo, l'epoca della espansione edilizia, l'epoca che vede la nostra regione avere un tasso di dispersione edilizia fra i più alti in Italia, ma vuole riaprire un mercato, quello dell'edilizia. Lo riapriamo attraverso politiche di incentivazione alla rigenerazione urbana, lo riapriamo con il contributo della qualità progettuale data dalle professioni, lo riapriamo con un patto di settore
che appunto spinga le nostre imprese a promuovere progetti di riqualificazione energetica, antisismica degli edifici e di restituzione alle città di importanti parti anche di quartiere che oggi sono degradate. Ecco, entro quanto tempo più o meno questo piano potrà essere messo concretamente in atto? Beh, la legge spero che possa essere approvata entro l'estate, al massimo l'autunno di quest'anno. Già sul finire del 2017 ci sarà pronto un bando che metterà sul piatto 30 milioni di euro di contributi regionali per promuovere i primi progetti di rigenerazione urbana. Però ovviamente ci sarà anche modo di avere degli incentivi strutturali a livello fiscale, penso all'azzeramento del contributo straordinario alle imprese che fanno rigenerazione, penso alla riduzione del 20% minimo degli oneri di urbanizzazione per chi rigenera le nostre città, interventi di incentivazione volumetrica, si passerà dalla logica quantitativa degli indici alla logica qualitativa della qualità dei progetti e anche, diciamo così, tutta una serie di norme che vanno proprio a meglio dettagliare la fattibilità degli interventi di rigenerazione. Due parole sull'andamento generale del settore dell'edilizia. È un settore che ha pagato tantissimo alla crisi economica ed è un settore che oggi vede importanti imprese purtroppo in difficoltà. Le istituzioni non possono disinteressarsi, anche perché è un settore pieno di competenze, un settore ancora fortemente, diciamo così, irrorato di forza lavoro, un settore dal quale dipende l'esito della nostra economia, essendo che l'Emilia Romagna ha siglato con le organizzazioni sindacali e con le categorie economiche produttive un patto per il lavoro. Noi vogliamo ovviamente dare seguito a questo patto promuovendo investimenti e anche appunto nuove diciamo così, opportunità per il settore. Il 2016, nonostante le previsioni di Confindustria e degli altri importanti centri studi, penso al CRESME, si è chiuso ancora con un piccolo segno meno che potrebbe far sembrare, come dire, più che di essere la vigilia di una ripresa, di essere un rimbalzo legato in parte all'emersione di una quota significativa di lavoro nero, soprattutto al sud. Purtroppo noi registriamo ancora l'assenza di politiche industriali strategiche, di sistema, mentre qualche segnale interessante continua a essere dato dai bonus per la ristrutturazione, dai bonus energetici e ci auguriamo, se verrà ritoccato su alcuni punti, dal bonus antisismico varato dall'ultima legge di stabilità. Questo è un settore che anche in ambito regionale ancora oggi, nonostante la crisi che ci attanaglia da più di 10 anni, porta più del 10% del PIL regionale, quindi è chiaro che una risposta positiva da questa legge, così come da altri interventi che ci auspichiamo sia sul settore nazionale che regionale, non può che fare bene a noi evidentemente e alla regione tutta, inteso nel senso che i lavoratori e gli operatori, i professionisti e le imprese del settore stanno aspettando e stanno lottando per sopravvivere, allo stesso tempo aspettando una nuova rinascita per il settore fortemente colpito dalla crisi. Edilizia sicura! Mercoledì 17 maggio l'Istituto Professionale Edile celebra i suoi 70 anni con una serata aperta a tutti al Teatro Antoniano di Bologna. Tanta musica con la partecipazione del coro Stelutis e del gruppo Asini Non Somari Band, ma anche tante altre iniziative come le premiazioni e la presentazione del videoclip a cura dei giovani allievi dell'IPLEM. Presenterà la serata in diretta su Nettuno TV il giornalista e direttore dell'emittente Francesco Spada. Siamo all'interno dell'Istituto Professionale Edile, ente di formazione, non solo, però importantissimo su questo fronte, quindi l'importanza della formazione. Assolutamente, la formazione svolge in questo momento due funzioni fondamentali, sociali e produttive. La prima, mantenere le professionalità dei lavoratori edili, tanti che anche qui in Emilia hanno perso il posto di lavoro. L'altra, accompagnare il cambiamento tecnologico. Qui l'ente di formazione bilaterale può accompagnare una crescita di anche cultura delle nuove tecniche costruttive, all'avanguardia come del resto chiede il mercato. Quest'anno festeggiamo i 70 anni dell'Istituto Professionale Edile di Bologna. All'interno di questo centro di formazione professionale accreditato presso la Regione Emilia-Romagna
Da pochissimi anni si svolge un'attività per giovanissimi dai 15 ai 18 anni, una qualifica di operatore di Rale Strutture. Esiste dal 2012, per cui è piuttosto recente e al di là dell'esperienza che abbiamo come centro di formazione professionale, siamo ancora agli inizi. Abbiamo due classi di ragazzi molto giovani che arrivano da tantissime parti del mondo e che formiamo a livello molto pratico nel settore edile. Le qualifiche professionali in Emilia-Romagna esistono dal 2000, quindi da 17 anni ormai, e mancava l'edilizia. Abbiamo lottato, ci siamo battuti per dare dignità a un settore così importante, così ricco di mansioni come l'edilizia. Abbiamo circa 50 ragazzi l'anno che frequentano il nostro centro di formazione facendo sia attività d'aula che attività laboratoriali e soprattutto stage in impresa. Quindi simulano già un'esperienza di lavoro a tutti gli effetti e questo ci permette ovviamente di inviare alle aziende dei giovani preparati e qualificati, soprattutto su temi fondamentali come la sicurezza sul lavoro. L'edilizia spesso è ricordata per tematiche non troppo felici, no? Come gli infortuni sul lavoro. Noi cerchiamo di ribaltare un po' questa visione con la gioventù, con ragazzi che hanno un grandissimo entusiasmo e vogliono stare in questo settore, restarci, aggiornarsi e crescere. Abbiamo un team di docenti che sono professionisti del settore, per cui questo ci dà assolutamente una marcia in più per creare, per formare dei ragazzi in gamba. Posso fare l'imbianchino, posso ristrutturare, posso fare cartongesso, restauro, decorazione. I giovani che stiamo preparando saranno i futuri lavoratori edili. Affrontiamo questo lavoro sempre con grande entusiasmo e come una grande sfida. Tra i seminari e i corsi organizzati da IPLE vi segnaliamo la stampa 3D nell'industria 4.0, mercoledì 10 maggio 2017 dalle ore 16 alle 19. Il seminario, gratuito, farà una panoramica della fabbricazione digitale attraverso le tecnologie di stampa 3D e della stampa diretta di interi moduli abitativi con l'utilizzo degli strumenti di progettazione informatici BIM. Si guarderà quindi al futuro e all'evoluzione della progettazione e della produzione. Durante l'evento si toccheranno prodotti della stampante 3D da poco arrivati in IPLE, che si potrà vedere in azione. Da lunedì 8 maggio 2017 partirà il corso SketchUp, incentrato sulla realizzazione di modelli tridimensionali architettonici attraverso la tecnologia e l'informatica. Per informazioni su tutti i corsi e su costi, tempi e modalità di iscrizione, si può consultare il sito di IPLE www.edili.com.